Anticamente il tratturo univa luoghi diversi ma anche diverse esperienze, un ruolo che oggi torna di grande attualità con la fusione di intenti, di traguardi raggiunti e di nuovi orizzonti tra Riviviamo il tratturo, manifestazione giunta alla sua nona edizione, e Jazz in campo, Jazz in Galdo, brand di promozione musicale e territoriale che festeggia 15 anni. Il risultato conferma le aspettative, un successo già dalla prima serata sul tratturo dei Re incontrata a San Giovanni Cerreto di Campo di Pietra. Nella prima parte dell'evento l'innovazione multimediale l'ha fatta da padrone, con l'anteprima di un documentario sul tratturo curato da Carlo Power e la visione 3D assistita di percorso e luoghi di interesse su Lucera Castel di Sangro. Abbiamo unito la nostra nona edizione con la quindicesima edizione di Jazz in Campo, Jazz in Galdo e abbiamo costituito un'unica manifestazione, Jazz in Campo, Jazz in Galdo sul tratturo dei Re. Quindi abbiamo fatto una fusione di idee e soprattutto abbiamo avuto anche, soprattutto noi come associazione Il Tratturo Onlus di Campo di Pietra, l'opportunità di inserire in questo progetto la promozione e, della guida turistica su Lucera Castel di Sangro. Ma questo è un sogno di qualche anno fa che oggi concretamente trova l'inizio di un nuovo percorso per Jazz in Campo, Jazz in Galdo. Abbiamo questo territorio magnifico, abbiamo questo tratturo magnifico che da un anno stiamo cercando di valorizzare grazie a un'iniziativa iniziata proprio quasi 12 mesi fa su questo tratturo con un protocollo d'intesa tra tanti sindaci dall'Abruzzo fino alla Puglia, e credo che questa volontà sia oggi più che mai espressa proprio da questa unione anche con Jazz in Campo, che rappresenta davvero un emblema ormai credo per il Molise, e quindi credo che la cultura, la musica e il territorio se fanno squadra fanno bene. Questo cammino lento lungo i tratturi sta affascinando il mondo intero, vengono tutti gli anni migliaia di camminatori lungo il tratturo, eppure non abbiamo una struttura, infrastruttura che possa accogliere, che possa definirsi tale. Noi stiamo cercando appunto attraverso queste manifestazioni, attraverso anche altri interventi, altre strategie di far capire, far intendere che il tratturo è qualcosa sul quale puntare soprattutto per i giovani e per il futuro anche economico del Molise, non solo turistico. Nella prima serata protagonisti Funk Off, street band storica, presenza costante di Umbria Jazz che ha resistito poco ingabbiata sul palco, conquistando subito spazi e entusiasmo reciproco con il pubblico. Nel menù musicale della seconda serata invece il funky dei Ghost Note. Arrivano dall'America, nei prossimi giorni saranno in concerto a Londra. Campo di Pietra e il suo tratturo rimarranno una location non convenzionale e unica anche per questa band, Made in USA.